perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell'esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del bene, dell'amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore. Basta che ognuno faccia il proprio dovere. Grazie di essere ancora con noi per questa nuova pillola del coraggio di ogni giorno, il coraggio di chi decide di premiare un po' tutti i talenti della provincia di Foggia, della Capitanata e di chi comunque cerca di valorizzare anche da lontano la nostra terra. È per questo che oggi abbiamo in collegamento con noi Lino Campagna, che ringrazio per essere con noi, che è un po' l'ideatore del premio Sargossippium. Grazie Lino per essere con noi. Grazie a voi per avermi invitato. Vorrei partire subito, diciamo, da un dato, di fatto, un premio, quello dell'Argossippium, che dura ormai da 29 anni. A luglio avremo la 29ª edizione di questo premio. Perché c'è bisogno di un premio per chi, diciamo, si occupa di, in qualche modo, di valorizzare, di dar lustro alla nostra terra? E questo premio è nato come premio del cuore, proprio per idealizzare e premiare coloro che, pur costretti ad andare via, non hanno dimenticato le loro radici e fanno di tutto per far ricadere positivamente il loro operato sui benefici, dando benefici alla nostra terra. Nei vari anni avete premiato, tra l'altro, anche non solo, diciamo, esponenti del mondo della cultura, ma anche esponenti del mondo, possiamo dire, in qualche modo della legalità, prefetti, piuttosto che procuratori, piuttosto che magistrati. Abbiamo premiato un po' tutti i personaggi di tutti i campi. Quest'anno in modo particolare sottolineeremo e metteremo l'accento sulla legalità, perché è un momento particolarissimo per la nostra terra, che è tanto martoriata a destra e a manca da cose che non ci onorano. Allora vogliamo mettere un punto fermo ed essere punto di riferimento per il ritorno alla legalità. Lino, la legalità è sicuramente, diciamo, un tassello importante, ecco, nello sviluppo del nostro territorio. Stiamo cercando di ricordarlo in questo percorso, in queste tappe che il coraggio di ogni giorno vuole raccontare, raccontando quelli che sono anche i 30 anni dalle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Quanto c'è bisogno ancora di fare, soprattutto con la cultura nel nostro territorio, affinché si possano riaffermare i valori della legalità, i valori del sano vivere civile? C'è da fare ancora tanto. E io voglio sottolineare, ahimè, dico ahimè, non sono orgoglioso di questo. L'Argos è una delle poche attività culturali ancora in piedi in questo nostro territorio. Invece avrebbe bisogno di essere affiancata da altre 10, 15, 20 manifestazioni culturali capaci di dare una sveglia, di suonare la tromba del risveglio di questa terra, di questa nostra amata terra. Assolutamente. Tra l'altro abbiamo visto con le immagini che ci ha mandato la regia, voi avete scelto poi ormai da qualche anno una tappa fissa per il premio Argossippium, che è la Basilica di Tre Soldi presso il Parco Archeologico di Siponto, nei pressi poi della Basilica di Santa Maria di Siponto. E anche quest'anno tornate lì. Vogliamo ricordare qualche numero, qualche dato su quest'anno, quando è fissato l'appuntamento e se c'è già qualche informazione sugli ospiti, su chi condurrà e se c'è qualcosa che possiamo già dire, ecco. Allora, io posso dire la location, noi l'amiamo in modo particolare, perché se esiste forse è perché esiste l'Argos. E mi spiego, parte di questo cambiamento è avvenuto grazie alla caparbietà, all'audacia e al coraggio dell'Argossippium di insistere e fare del parco archeologico il sito ideale per questa manifestazione. Quando noi siamo arrivati non c'erano che tre o quattro pini spelacchiati, abbandonato da Dio e dagli uomini, un campanile traballante, la porta che non funzionava, l'illuminazione inesistente,
abbiamo fatto tanto, tantissimo, e abbiamo fatto anche raccolta fondi per risistemare e dare lustro a questo posto che io amo in modo particolare e che anche mia figlia ama in modo viscerale. Abbiamo fatto l'impossibile, abbiamo fatto anche, dico tra virgolette, anche qualche cosa anomala, pur di realizzare il premio. Anomala nel senso di anomala, abbiamo fatto delle cose che non avevano magari il crisma della sacralità in quel momento, però erano importanti per dare un là ai cambiamenti, e ci siamo riusciti. Assolutamente, tra l'altro abbiamo anche visto sia appunto tua figlia Marzia Campagna che anche salutiamo, e abbiamo anche visto alcuni degli protagonisti della scorsa edizione del premio Argo Sippium. Abbiamo visto Luca Gaudiano, vincitore di 2 Sanremi fa nella categoria giovani, e soprattutto Gianmarco Saurino, che avete già anche annunciato sarà il conduttore della prossima edizione del premio Argo Sippium, giusto? È stato il conduttore, è stato la volta scorsa, quest'anno. Un giornalista, io non farò nomi, però vi dico che è un giornalista molto accreditato, che ha molto parlato di Siponto, che ha molto parlato della mafia, che ha molto parlato della legalità, che ha molto parlato del nostro territorio, un giornalista presente come si dice, coraggioso, un capitano coraggioso. E allora sicuramente saremo tutti curiosi di sapere presto chi sarà questo conduttore, di chi saranno gli ospiti di quella che è la 29esima edizione del premio Argo Sippium. 29esima edizione, 29 luglio. Esattamente, appuntamento a Manfredonia, a Siponto. Il 30 di giugno faremo la conferenza stampa di presentazione del premio, annunceremo tutti gli ospiti, il conduttore, l'ospite Canoro, l'ospite dello spettacolo, eccetera eccetera. Grazie Lino per essere stato con noi. Allora, appuntamento al 29 luglio per la 29esima edizione del premio Argo Sippium, e grazie Lino per il tuo racconto. Dammi un attimo, Felice, prego, dammi un attimo, non perdete l'occasione di intervenire, perché parleremo anche di disturbi alimentari legati al post pandemia, per cui è una cosa importante. Ci sono 2 guru internazionali che parleranno di questo. Perfetto. E sono della nostra terra, entrambi. Grazie Lino per essere stato con noi, e grazie soprattutto a voi, un abbraccio caloroso, e a presto vederci. Grazie per il tuo impegno per questa terra, per continuare a valorizzarla, per mettere al centro tutte quelle persone che quotidianamente, attraverso il loro dovere, la loro quotidianità, cercano di far sì che le cose, ecco, appunto, vadano meglio e che si possa vivere in una terra, in un mondo migliore. Grazie Lino, e appuntamento alla prossima puntata del Coraggio di Ogni Giorno. Credo ancora profondamente nel lavoro che faccio, so che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me, e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuarlo a fare senza lasciarci condizionare.